Allora adesso diamo la linea al GR della mezzanotte, noi ci risentiremo subito dopo e parleremo di questo boicottaggio che si sta facendo strada in Italia. L'ultimo a essere messo in croce è stato addirittura il grande Dostoevskij. Noi ci risentiamo fra mezz'ora circa, linea GR. RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Ore 24. GR1 edizione della mezzanotte. Ucraina, bombe sulle città, oltre 2000 civili uccisi, Kherson cade in mani russe, missili sulla capitale, in mattinata l'atteso secondo round di negoziati. Invasione inaccettabile, l'Assemblea dell'ONU condanna l'aggressione di Mosca, è genocidio la denuncia dell'ambasciatore di Kiev. L'odissea dei profughi, code infinite al confine, 1000 arrivi al giorno in Italia, il piano accoglienza del Viminale e le singole iniziative, la storia di un autotrasportatore. La preghiera di Papa Francesco nel mercoledì delle ceneri, la Chiesa ortodossa russa prende le distanze da Kirill, immediato cessate il fuoco. Catasto della discordia, la sottosegretaria Guerra, approvare la riforma o governo al capolinea, maggioranza divisa, la Lega frena, Forza Italia media. Coppa Italia, Juventus svolta all'ultimo minuto, autorete in extremis della Fiorentina concede ai bianconeri la vittoria di andata della semifinale. In studio Nicola Tedeschini. Le truppe russe intensificano l'offensiva sulle città ucraine. Cade Kherson, missili su Kiev, pesanti bombardamenti su Kharkiv e Mariupol. E mentre l'Assemblea Generale dell'ONU condanna l'aggressione da parte di Mosca, aumentano le vittime anche tra i civili e si aggrava l'emergenza profughi. Partiamo dalla situazione sul campo con Fabrizio Nolli in studio. Sì, lo ha ammesso anche il sindaco di Kherson, Kolikayev. Al termine di un durissimo assedio, la città è caduta in mano russa e presto potrebbe seguirla Mariupol sul Mar d'Azov. Anche qui la morsa delle forze russe si fa di ora in ora sempre più stretta. Quanto a Kiev, è stata colpita la centrale termica, il che potrebbe creare non pochi problemi di riscaldamento in diversi quartieri. La gente comunque si prepara a trascorrere un'altra notte nei rifugi sotterranei. Per il resto si segnalano ancora
bombardamenti su Kharkiv, nel nord-est del paese, vicino al confine russo, anche su aree residenziali. Secondo le Nazioni Unite, almeno 227 civili ucraini morti solo nelle ultime 24 ore. E di poco fa poi la notizia che 4 caccia russi hanno violato lo spazio aereo svedese. Intanto gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver consegnato all'Ucraina centinaia di missili antiaereo Stinger e la Banca Mondiale ha annunciato la sospensione di tutti i programmi di aiuto in Russia e Bielorussia. L'aggressione all'Ucraina potrebbe intanto costare a Putin anche l'accusa per crimini di guerra e il conseguente deferimento alla Corte Penale Internazionale, che ha fatto sapere ufficialmente di aver avviato un'indagine. In questo senso si stanno muovendo vari leader occidentali, dal segretario di Stato americano Blinken, che da domani sarà in Europa, al premier britannico Johnson, al nostro ministro degli esteri Di Maio. Grazie a Fabrizio Noli per questo aggiornamento. L'attenzione è rivolta anche al fronte diplomatico, in particolare al nuovo round di negoziati previsto tra poche ore, presumibilmente in una zona di confine tra Bielorussia e Polonia. Si parlerà anche di un cessate il fuoco, fanno sapere i russi. Da Mosca, il corrispondente. Il capo dei negoziatori russi, Vladimir Medinsky, afferma che la delegazione ucraina arriverà grazie ad un corridoio di sicurezza garantito dalle truppe di Mosca. Sta per avere inizio il secondo round di trattative. Il cessate il fuoco sembra per ora l'unica priorità condivisa, ma a distanza di 3 giorni dal primo negoziato tutto è cambiato. Mosca vuole non più solo la smilitarizzazione dell'Ucraina e il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, ma anche l'accettazione da parte di Kiev dell'indipendenza delle due repubbliche separatiste del Donbass. La Russia sembra aver fretta di chiudere la partita, anche per il rischio di manifestazioni di protesta che intanto si moltiplicano. Intanto, sul piano economico, il governo russo vara un massiccio pacchetto di misure autarchiche e di nazionalizzazioni per contenere gli effetti sempre più pesanti delle sanzioni. I colossi russi di acciaio, petrolio, cereali dovranno d'ora in poi disertare l'Europa e vendere in Asia, mentre sta partendo la costruzione di un terzo gasdotto siberiano verso la Cina. Da Mosca, Marchinnaro, GR1. L'Assemblea Generale dell'ONU a larghissima maggioranza ha condannato l'invasione. 141 i paesi a favore, 35 gli astenuti, tra cui la Cina, e solo 5 contrari, tra cui Russia e Bielorussia. Da New York, il corrispondente. Parole di fuoco e voti importanti al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York. L'ambasciatore ucraino all'ONU denuncia che nel suo paese è in corso un genocidio. I russi sono venuti per privare l'Ucraina del diritto stesso di esistere, dichiara dal palco dell'Assemblea Generale. L'ambasciatore russo risponde accusando l'Ucraina di neonazismo rampante. I voti, 141 quelli con i quali l'Assemblea ha adottato una risoluzione che deplora l'invasione russa dell'Ucraina, 5 i contrari, 35 gli astenuti. Risoluzione senza valore legalmente vincolante, ma con rilevante valore politico lodato dal presidente ucraino Zelensky. Parole importanti anche da Washington, dove Jerome Powell, presidente della Banca Centrale degli Stati Uniti, annuncia per marzo un aumento dei tassi di interesse base da 0 a 0,25%. L'inflazione è al 7,5%, mai così alta da 40 anni in America, per questo l'aumento dei tassi di interesse. La crescita dei prezzi al consumo dovrebbe rallentare in questo 2022, se necessario anche per il ricorso ad altri aumenti dei tassi di interesse decisi dalla Fed, annuncia Powell. È praticamente certo che questo accadrà. Da New York, Dario La Ruffa, GR1. I dissidenti russi rialzano la testa in questi giorni. Il numero uno degli oppositori di Putin, Alexei Navalny, incita alla rivolta. Tutti in piazza nelle principali città del paese ogni giorno alle 19, ma sale la repressione, già 7.000 gli arresti. L'inviato della RAI a Mosca. Noi protestiamo da lontano 2006 e ora finalmente il mondo sta scoprendo chi è realmente Putin. Alena e Marsha sfidano il freddo, ma soprattutto i divieti della polizia, pur di posare un mazzo di fiori sul ponte del Cremlino. In questo luogo 7 anni fa veniva ucciso il deputato d'opposizione Boris Nemtsov. Nemtsov già nel 2015 avvertiva sui rischi di una guerra per il Donbass, dopo aver accusato Putin di corruzione, veniva ucciso con dei colpi di pistola alle spalle davanti alla moglie ucraina. Eravamo in tre, ma la nostra amica Anastasia è stata appena arrestata per aver detto no alla guerra, dice Alena con una spilla con su scritto non uccidere. Per gli stessi motivi la polizia ha arrestato anche 5 bambini assieme alle loro madri ed è successo di fronte all'ambasciata ucraina. C'è paura, disorientamento, un grandissimo dolore, ci sono tante persone che pregano per la pace. Una lotta tra fratelli per Giovanni Guaita, prete ortodosso italiano che ogni giorno officia messa per la pace, sfidando i divieti. Io personalmente non ho paura, non per il fatto di essere italiano, ma per il fatto di essere un sacerdote. Pregare per la pace è il mio dovere come sacerdote.
Con altri 200 preti, Giovanni ha poi firmato una lettera aperta contro la guerra, una scelta coraggiosa sostenuta da tanti fedeli. Sentiamo tutti in grande dolore e prego, ma è difficile. Da Mosca, Gianmarco Sicuro per il GR1. Continua, come già accennato, il dramma dei profughi, attese anche di 3 giorni per passare la frontiera tra Ucraina e Polonia, con code chilometriche. Sui treni verso la Germania, invece, si intrecciano le storie dei tanti che scappano da questo ed altri conflitti. Da Berlino, la corrispondente. È un normale intercity, il treno che dalla polacca Przemyśl sul confine con l'Ucraina porta a Berlino. Ma in questi giorni si è trasformato in un convoglio carico di sofferenza mista a speranza, perché la maggior parte dei passeggeri è appena scappata dalla guerra. I profughi viaggiano gratis, ma sono incerti su come proseguire. Nello scambio di informazioni nasce l'amicizia. Il presidente ucraino è un grande, dice l'afgano Mansur, non come il nostro che è scappato appena i talebani sono entrati a Kabul. Lena, senza più forze, esulta debolmente. Mansur in fuga per la seconda volta in soli 5 mesi. A settembre era stato evacuato da Kabul, nel mio paese, racconta. Collaboravo con gli americani, non potevo restare in Afghanistan. Lena, giovane studentessa di anglistica, è scappata invece da Kiev con l'amica Yarina. Nella sporta un gattino. Si sente in colpa per i genitori rimasti a casa. A Berlino, spiega però, raccoglierò aiuti insieme a degli amici. Se arriva a destinazione, Lena cerca gli amici sul binario. Mansur deve invece proseguire per Francoforte, dove lo aspettano gli zii. Per tutti un futuro incerto. Berlino, Barbara Gruden, GR1. E in Italia, dall'invasione russa in poi, 1000 al giorno gli arrivi dall'Ucraina. Un flusso in aumento, composto per lo più da donne e bambini, perché gli uomini sono precettati per unirsi all'esercito nazionale. Sono già 4.000 le persone giunte finora dall'Ucraina, quasi tutte dal confine friulano, accolte in maggioranza da familiari e parenti da nord a sud. Ma se gli arrivi si intensificheranno, il Viminale prevede l'attivazione di 5.000 posti nei centri d'accoglienza straordinari e altri 3.000 nel circuito SAI. In una circolare inviata ai prefetti, il Ministero dell'Interno fornisce indicazioni operative per l'accoglienza dei cittadini ucraini che prevedono la tutela delle persone vulnerabili, il ricorso alle procedure di affidamento in via d'urgenza, la possibilità di affidare ai comuni l'accoglienza con risorse del Viminale. La ministra Luciana Lamorgese ha avuto un lungo colloquio telefonico col suo omologo ucraino e ha assicurato il massimo impegno per accogliere e assistere i profughi. Francesca Malaguti, GR1. Di fronte a questa emergenza umanitaria sono già molti, no? Nostri connazionali che hanno messo in moto la macchina della solidarietà. Sentiamo la storia di uno di loro. Il pullman a 2 piani di Vito Battistuzzi è di nuovo in viaggio verso l'Ucraina anche in questo momento. Appena arriva a casa gira il pullman e torna su di nuovo. Da Conegliano Veneto, provincia di Treviso, attraverso Austria, Polonia e sino al confine per portare in salvo tutti i profughi che riesce. Tutti i bambini, vedi sti papà che arrivano là, ti portano la moglie e il bambino, scendono, li abbracciano, addirittura ho visto uno fare il cuore sul vetro del pullman perché dentro c'era il suo bambino e continuava a baciare il pullman mentre noi andavamo via e poi loro tornano dentro perché non possono lasciare l'Ucraina. Una staffetta improvvisata, la prima richiesta di un passaggio domenica era solo per la famiglia di una guida ucraina a Venezia, ma ora Vito e la sua squadra si sono organizzati. Bisogna partire strapieni latte, omogenizzati, pannolini e salviette perché loro arrivano con fame. Io non ho mai mangiato perché quel poco che avevo a mangiare gliel'ho dato ai bambini. 72 persone per volta, obiettivo continuare finché si può. Faremo come minimo altri 3-4 viaggi prima della fine della prossima settimana. Io mi ero mobilitato anche per trovare alloggi, camere negli alberghi, tutto, loro sono già tutti organizzati. Carla Frogheri, GR1. E per somministrare il vaccino anti-Covid ai profughi ucraini arrivati in Italia si stanno coordinando Ministero della Salute, Regioni e Protezione Civile. In Ucraina solo il 34,5% della popolazione ha completato il ciclo di immunizzazione. Il mercoledì delle ceneri, che si è appena concluso, è stato dedicato al digiuno e alla preghiera per la pace in Ucraina. Nell'omelia letta dal Cardinal Pietro Parolin, il pontefice ha invocato il Signore affinché ascolti la preghiera di coloro che soffrono e fuggono sotto il frastuono delle armi. Anche la Chiesa ortodossa russa prende posizione. In una lettera aperta, 236 sacerdoti e diaconi definiscono la guerra fratricida e chiedono un immediato cessate il fuoco.
La guerra apre delle crepe nel patriarcato di Mosca, storicamente legato a doppio filo con il potere politico. In Ucraina esistono due chiese ortodosse, una nazionale creata nel 2018 e una rimasta fedele a Mosca. Quest'ultima ha lanciato un appello al patriarca Kirill perché si pronunci contro la guerra e parli con il presidente Putin per fermare le ostilità definite fratricide, aggiungendo nuove indicazioni ai sacerdoti perché nelle liturgie, invece di nominare Kirill, si preghi per il popolo ucraino sofferente. E arrivano notizie di diocesi che starebbero già abbandonando Mosca, da dove arriva un altro appello di oltre 200 chierici russi contro una guerra definita fratricida. Anche in questo caso piangiamo il calvario a cui i nostri fratelli e sorelle in Ucraina sono stati immeritatamente sottoposti, scrivono, chiedendo la riconciliazione e un immediato cessate il fuoco, con l'augurio a tutti, sia russi che ucraini, di tornare illesi alle loro famiglie, con la ferma convinzione, si conclude, che il popolo ucraino debba essere artefice delle proprie scelte in modo libero, non sotto il mirino delle mitra agli attrici senza pressioni, due appelli che il patriarca Kirill non potrà ignorare. Luciano Cozzolino, GR1. Si moltiplicano le iniziative di mobilitazione anche nelle nostre città. A Napoli tanti giovani in piazza con l'arcivescovo raccolti in preghiera per l'Ucraina. La redazione regionale. Aprite le porte a questo Cristo povero che arriva a voi dall'est, chi ha una stanza la mette a disposizione di uomini, donne e bambini. È un invito alla preghiera e allo stesso tempo un monito contro l'indifferenza, la lettera per la Quaresima che l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, legge in piazza Mercato. Perché se la guerra è dolore che da essa proviene, non devono lasciarvi indifferenti, vi chiedo, ci chiedo, di essere capaci di portare lo sguardo oltre. Sono arrivati in tanti per il flash mob promosso dall'Associazione Gioventù Cattolica. Si prega e ci si attiva per sostenere la popolazione ucraina raccogliendo generi alimentari, medicinali, vestiti. Al centro della piazza la bandiera arcobaleno lunga 30 metri, il simbolo della pace che nei giorni scorsi è stato portato in corteo per le strade della città. Poi, davanti alla chiesa di Santa Croce e Purgatorio al mercato, viene acceso un braciere. Napoli, città di pace, è la scritta che campeggia su uno dei tanti striscioni e a manifestare solidarietà al popolo ucraino ci sono anche gli operai della Whirlpool. Da Napoli per il GR1, Giovanni Messina. Rai Radio 1, mezzanotte e 14 minuti. Proseguiamo il giornale parlando delle conseguenze economiche del conflitto. Non si arresta la crescita del prezzo delle materie energetiche, dal gas al petrolio. Al carbone, l'OPEC non aumenta la produzione. Gas e petrolio bruciano ogni giorno nuovi record sul fronte dei prezzi. Alimentati dalle incertezze della guerra, il petrolio, quello statunitense, ha superato i $110 al barile, mentre il Brent del Mare del Nord i $113. Siamo sui prezzi del 2011. Anche il gas è sempre più oneroso. Ha toccato i $194 al kilowattora, per poi assestarsi a $168. Ma a schizzare alle stelle il carbone, obtorto collo fonte di energia, perché le rinnovabili sono ancora dissennatamente insufficienti. Ebbene, è ai massimi di sempre, $400 per tonnellata. Dall'inizio dell'anno un aumento del 100% e rispetto a 12 mesi fa del 357%. In questo quadro di crescita esponenziale dei prezzi, l'OPEC, guidata da Arabia Saudita e che include la Russia, ha deciso di non incrementare le estrazioni, semplicemente confermando il piano di aumenti della produzione di 400.000 barili al giorno. Intanto, a Southend lancia l'allarme approvvigionamento carburante e sollecita il governo ad intervenire con urgenza per garantire le forniture ed evitare il rischio paralisi. Infine, la notizia di poco fa. L'Italia ha deciso di cedere all'Ucraina oltre 2 milioni di scorte petrolifere. Massimo Giacomini, GR1. La politica, già accantonata l'unità trasversale sulla guerra, e tensione sui temi interni. Fibrillazioni nella maggioranza sul fisco, in particolare sulla riforma del catasto. Mal di pancia della Lega. Si tenta una mediazione, l'esame del testo riprenderà oggi in Commissione Finanze e l'opposizione attacca. Proveranno Forza Italia e Renziano Marattin, presidente della Commissione Finanze, a mediare sul catasto, dopo le fibrillazioni nella maggioranza con la miccia accesa dalla sottosegretaria Guerra. O passa la riforma o il governo è arrivato al capolinea. Linea dura scelta da Draghi, che però, secondo quanto trapella da Palazzo Chigi, lascia aperta la porta al dialogo. Nodo del confronto l'articolo 6 sulla revisione della mappa catastale, di cui le forze politiche di centrodestra avevano chiesto lo stralcio. In particolare la Lega, che si era astenuta dal voto
anche in Consiglio dei Ministri. E dall'opposizione, Meloni giudica grave l'ultimatum dell'esecutivo. Bignami. Fratelli d'Italia si è schierata fin dall'inizio contro questo provvedimento e questa legge delega che prevede anche appunto l'incremento degli assimi catastali. Speriamo che il centrodestra tutto sia compatto nel dire no. A schierarsi con il governo PD e 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle dice sì al confronto anche se soffre la pressione dell'esecutivo sul Parlamento, mentre il PD con Misiani avverte. Serve serietà. La proposta di legge delega fiscale è stata votata e approvata dal Consiglio dei Ministri, non può essere stravolta nel percorso parlamentare. Previsto per oggi il voto in commissione. Francesca Giannini, GR1. È ricoverato in gravi condizioni il 14enne precipitato dalla finestra al quarto piano della sua scuola a Firenze. La caduta durante il cambio d'ora mentre gli insegnanti si stavano avvicendando tra una lezione e l'altra. Sull'episodio accertamenti da parte della polizia. TikTok sotto accusa negli Stati Uniti, una coalizione bipartisan di procuratori di 8 stati, tra cui la California democratica e la Florida repubblicana, ha aperto un'indagine sull'applicazione cinese molto popolare tra i giovanissimi per accertare se possa causare danni ai bambini e ai ragazzi. In giornata il sindaco di Roma Gualtieri presenterà ufficialmente la candidatura della capitale per l'Expo del 2030. Il suo commento: siamo tutti entusiasti della prospettiva di partecipare a un evento stimolante come l'esposizione universale e la città, aggiunto, è pronta a fare la sua parte. Bergamo e Brescia, le città invece più colpite dal Covid, voltano pagina nel 2023. Saranno capitali italiane della cultura. Obiettivo, la ripartenza. Capitale della cultura per volere di tutti. Bergamo e Brescia, accomunate dalla tragica esperienza della pandemia, vogliono ora ripartire, crescere insieme. Il progetto di Capitale della Cultura 2023 pensa i loro territori come un'unica città metropolitana e declina la cultura come cura, patrimonio da diffondere, capacità di iniziativa e innovazione. Il curatore del progetto, Stefano Baia Curioni. Le due città decidono di crescere insieme, i centri e le periferie, la città e la campagna, l'arte e la tecnologia, le scienze e l'umanesimo. Titolo: La città illuminata. Una città capace di mostrarsi attraverso la cultura e di mostrare che cos'è propriamente la cultura, la capacità e la pratica simbolica che mette in forma il vivere umano. Il ministro della cultura, Dario Franceschini. Non era soltanto un gesto di solidarietà, ma era anche la certezza che Bergamo e Brescia insieme avrebbero creato un progetto innovativo, un progetto di ripartenza, la cosa di cui abbiamo grande bisogno, di mostrare che si riparte, che si esce e che la cultura può dare fiducia e speranza. E non potevamo immaginare che sarebbe arrivato il 2023 non soltanto dopo la pandemia, ma anche dopo questa guerra terribile in cui l'umanità si trova ingiustamente e imprevedibilmente travolta. Federico Pietranera, GR1. Direttore Andrea Vianello, vice direttrice Simona Grossi, responsabile di edizione Massimiliano Colli, coordinamento tecnico di Stefano Catini e Jacopo Teodoro. Fra poco il GR1 Sport da Nicola Tedeschini, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1. Rai Radio 1. GR1 Sport. Un cordiale saluto da Giorgio Germano. Al Franchi di Firenze era in scena l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Sentiamo. La Juventus al 90° si prende la partita 1-0 in attesa del ritorno programmato per il 21 aprile. Sa di beffa la sconfitta della Fiorentina, che qualcosa di più ha fatto rispetto alla Juventus in una gara sostanzialmente equilibrata. È la Juventus con tante assenze che ha fatto poco e prima del gol c'era stata solo qualche conclusione, un pallonetto tentato da Vlahovic smanacciato da Terracciano. Per la Fiorentina invece due occasioni con Iconé, un palo esterno colto dal giocatore francese. Alla fine quindi esulta la Juventus ed esulta Vlahovic, il giocatore più atteso, che ha avuto un'accoglienza come ci si aspettava dai tifosi viola, che hanno addirittura scomodato Dante parlando del verso riferito ai traditori nell'inferno. Vlahovic è entrato molto carico, però poi ha avuto pochi palloni in partita e non ha inciso tanto.
tantissimo. Sta di fatto che la Juventus torna a casa con un successo in attesa della gara di ritorno. Fiorentina 0, Juventus 1, assistenza tecnica Andrea Tomacelli, Firenze Giuseppe Bisantis, GR1. Si è giocato anche in Serie B 6 gare della 27ª giornata. I risultati: Frosinone Cosenza 1-0, Lecce Ascoli 3-1, Monza Parma 1-1, Pisa Crotone 3-2, Regina Vicenza 3-1, Spal Cittadella 0-0. Il Lecce torna dunque in testa, ma la classifica resta sempre molto corta, con la Cremonese terza a meno 2. Muovono la graduatoria Parma e Spal, mentre le ultime tre si staccano dalla zona che vale i playout, con il Vicenza che non approfitta del KO del Cosenza, restando a meno 5 dal quart'ultimo posto. E sul fronte internazionale, dopo le voci delle ultime ore, arriva l'ufficialità. Roman Abramovic, dal 2003 proprietario del Chelsea, annuncia con un comunicato stampa di mettere in vendita il club londinese. L'oligarca russo, che aveva già rassegnato le dimissioni da presidente, ha affermato che gli utili della cessione al netto dei costi verranno interamente devoluti ad una fondazione di cui beneficeranno le vittime della guerra in Ucraina. E poche ore fa è stato invece Romelu Lukaku a salvare il Chelsea da un'imbarazzante eliminazione in FA Cup. Sul campo del Luton Town, il centravanti belga ex Inter ha segnato la rete decisiva del 3-2 al 78esimo, dopo che i padroni di casa erano passati due volte in vantaggio. Tornando in Italia, oggi la Lega Serie A si appresta al terzo tentativo per eleggere il nuovo presidente dopo le prime due assemblee andate a vuoto. I club della massima serie si ritroveranno a Milano, scenderà il quorum, per cui basteranno 11 voti a favore per eleggere il successore di Paolo Dalpino. È tutto, grazie per l'attenzione, buonanotte. Onda Verde. Viaggiare informati. Un cordiale saluto da Repubblica Utilità. Andiamo sulla 26, chiuso il nodo all'allacciamento alla 21 in direzione Brescia a causa di un incidente. Per il traffico da Genova a seguire la diramazione Predosa-Bettole, immettersi sulla 7 in direzione Milano fino al bivio con la 21. Per il traffico da Gravellona Toci, immettersi sulla 21 per Torino, uscire e rientrare a Felizzano. Restiamo in A26 direzione Genova-Voltri, tratto chiuso a causa di un trasporto eccezionale tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole e Masone, poi anche tra Masone e l'allacciamento alla 10. Nella direzione Gravellona-Toce, chiuso il tratto tra Arona e Gravellona-Toce statale 34 per lavori, riaperture previste alle ore 6. Ed il traffico è rallentato con code a tratti a causa di questo trasporto eccezionale sulla 10 tra Spotorno ed Orcofellino in direzione Ventimiglia e tra Orcofellino e Spotorno anche nella direzione Genova. Sulla 16, tratto chiuso fino alle ore 6 tra Bagliano e Avellino Ovest in direzione Canosa, sempre per lavori. Troviamo poi neve e ghiaccio sul versante adriatico e dal sud sulla 14, mezzi spargisali in azione tra Cattolica e Senigallia e tra Pescara Ovest e Vasto Sud, ed anche sul raccordo autostradale Salerno-Avellino c'è ghiaccio tra Solofra e Avellino statale 7 bis. È tutto. In collaborazione con il CIS. Ore 24 e 25. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Rai Radio 1, la tua informazione, sempre. Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati.